Buongiorno, ciao a tutti. Oggi siamo qua con l'amico Bastianello e andiamo in cerca della miniera. Bravo, Curadella. Curadela. Siamo qui del bivio che a sinistra porta verso Dardago, Venezia e Nevi, a destra dorsale Piancavallo Cansiglio. Qua c'è il 994 che andremo a prendere per arrivare verso la miniera, intercettare il 990 fin quasi al guado delle sorgenti dell'Artunia. Eccoci, siamo arrivati all'antica pietra di confine, datata 1812. Siamo al bivio, dove hanno anche messo delle nuove segnaletiche. Adesso andiamo a vedere cosa hanno scritto. Allora, Casera Sauk, Val della Stua, facile, 17 verde, e Sentiero Policreti, medio. Noi andiamo verso Val della Stua, 17, Sentiero 990, a sinistra, qua. Comunque qua stiamo attenti perché questo sentiero è abbastanza impervio. Coppa un qua, Attenzione anche là alle piante tondini, anche qua, che gli è guarda, esposti. Per cui se qualcuno vuole venire giù in mountain bike deve stare attento perché sennò rischia di farsi male. Vedi che sono passati anche col cespugliatore, per cui qua hanno pulito un po'. E questa è la sorgente in mappa del Cunat. Però io so che il torrente comincia anche più su, perché ci sono tracce di queste rocce anche più su. Là. Com'è là? Questo è il 990. Questo è il sentiero Policreti numero 17, per il Policreti. E poi qua passa fino al viadotto della strada del Piancavallo e poi scende giù fino a guardare l'Artunia e andare verso la Fontana Tarabin. Qua invece si sbuca sulla strada del Sauk a metà circa, sempre 990, e per di là c'è anche una sorta di strada forestale abbandonata che passa vicino all'alta tensione e sbuca davanti a Rampi Park. Ora siamo arrivati dopo poco, perché saranno 150 metri, all'altro bivio. Qua si va su verso il viadotto, la galleria aperta che porta in Piancavallo, e qua giù invece si continua per il 990, 990A, 990, verso il guado dell'Artunia. Però qua è un po' lunga, sarà più di 1 chilometro, forse due. Adesso andiamo giù di qua. Guarda che posto meraviglioso. Ah, logico. Siamo fortunati che qua hanno tagliato e si può passare. Se no, c'avevo la roncolina io qua. Ecco, qua siamo agli inizi della Val delle Stue. Ecco, se ti serve la secchia, il bidone, te puoi portartela a casa. Guarda qua. Allora si vede già uno slargo dove corre il fiume. Però qua è ancora troppo ripido. Dovremmo scendere almeno di una cinquantina di metri. Perché là vedo il fondo, ma è molto impervio. Per questo mi sono portato il falcino, ma più che altro per le ramaglie. Se ci sono alberi, beh, non ho portato io la motosega. Sì, ho visto un segnavia rosso là. O l'è recente o è un rosso più intenso del normale, per cui non è un rosso Kai. Provo a andare ancora avanti per vedere se ci sono altri segni rossi. Magari potrebbe essere la via che porta alla miniera. Farà là un altro. Seguiamoli fin magari dove si abbassa di più e probabilmente poi troveremo la via più dolce. Il ghiaione, e lì sotto c'è il torrente, e qua il guado è proprio vicino. Ecco qua, sentiero 18, 994, Santomé, Bivio, Policreti, 990, e di qua è l'altro 990 fino sempre a Santomé d'Ardago. Ecco, adesso abbiamo raggiunto il guado. Ci sono tanti alberi caduti. Guarda che bellezza. Pensiamo che qua si scivola parecchio.
Ma intanto mi stago qua. Che è bello. Guarda che acqua splendida che c'è. Guarda che acqua che è qua. Qua. No, andiamo su, andiamo su, dai, dai, avanti, cammina, cammina. Allora su per di qua la miniera. Se la vede benon le stampinelle? Ah sì, se la vede benon le stampinelle. E lo queste le stampinelle, sì? Queste qua le stampinelle, sì. Te ti filmo con le stampinelle mentre che te va dentro te la tugna. Allora adesso torniamo su, però io provo a inoltrarmi dentro qua e vedere se riesco a raggiungere la miniera. Troviamo sta via, ho il mazzette dietro, che non è un mazzette ma è una roncola. Sulla sinistra, dove c'è uno spiazzo hai detto. Però devo stare attento che non vi siano fratti o robe strane. No, qua non vedo niente. Andiamo avanti per di qua. E saliamo di qua. E toccherà risalire per intercettarlo. Adesso do un'occhiata qui. Prova a qualcunare al torrente. È un po' di terra scavata sotto la roccia, non che sia una grotta. No, non posso andare perché qua le piende dei tronchi. Ecco, qua da là fin là è tutto sbarrato. Cammina per il torrente. No! Le piede sbarrate ai tronchi il torrente. Allora il segno rosso è là, ma non lo vedevo più. Allora provo a scendere da qua. Torno indietro. Potrebbe essere qua da queste parti, ma è tutto pieno di tronchi e frane. Non riesco a vedere niente. Ho pallustato quasi mezzo chilometro e non ho trovato niente. Comunque la ricerca finisce qua. Perché adesso comincio a avere le gambe stanche, riguadagno il sentiero che è qui e non sono riuscito ad andare oltre, anche perché ci sono parecchi punti inaccessibili e dunque è inutile proseguire. Dove ci sono i segni rossi non c'è niente, c'è solo come la traccia di un vecchio sentiero che riconduce al guado, cioè quello lì, però poi là si blocca tutto, non ci sono più segni. Tanti punti è franato e ci sono solo alberi che ostruiscono. L'alveo si chiude e diventa come una forra. Impossibile proseguire. Se non è qui, basta. Torno a casa. Torniamo indietro. Adesso stiamo rientrando. Ripercorriamo il 990 fino all'incrocio con la stradina che ci ricollegherà al 994 e torneremo lì su al Sauk, dove abbiamo lasciato la macchina. Abbiamo trovato un reperto archeologico. Abbiamo trovato una roba strana. Credo che sia un fungo. È un fungo. Eccoci qua di nuovo all'incrocio col 990 principale, 990A. Adesso qua tutto falso piano fino al guado delle sorgenti, poi risaliamo sul 994 e torniamo al Sauk. Oh, fin qua che l'avevo fatta. Adesso abbiamo altri 250 metri. Sauk. Bisogna chiamarlo Sauk, non Sauk. Non abbiamo trovato la miniera Curadela, ma manco la pietra, sì. Eccoci arrivati alla strada. Siamo tornati alla macchina. Lei in casa nero con me perché gli dice, guarda, sei arrivati, guarda, drio là, po' più avanti. Sarà un'ora che gli dico che manca mezzo chilometro, in realtà gli ne mancava quasi tre.